Allora, innanzitutto, vedendo il dispositivo della pronuncia di ieri, siamo ancora più soddisfatti perché è un accoglimento importante che va al di là della lettura iniziale che è stata data. Ero fiducioso perché avevamo ragione, non si doveva arrivare a questo punto, abbiamo pagato un prezzo troppo alto, perché una città già in condizioni di difficoltà per i vincoli normativi e finanziari, per il debito ingiusto, per le casse pignorate, abbiamo avuto anche da quest'estate il blocco della spesa, diciamo che si è creato uno scenario complessivo che rischiava di far crollare la città. Noi non solo abbiamo resistito, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, perché quello che è accaduto ieri dimostra solo una cosa, che Napoli è una città credibile attraverso quello che sta facendo il suo popolo, è una città credibile per quello che sta facendo l'amministrazione eletta dal popolo di questa città. Io mi sento davvero oggi di ringraziare la squadra del Comune di Napoli, di cui vado profondamente orgoglioso di esserne il comandante, il capo, diciamo, il sindaco, perché hanno dimostrato ancora una volta, in una situazione che sembrava impossibile, di raggiungere un obiettivo che fa giurisprudenza. Quindi innanzitutto il ringraziamento all'avvocatura pubblica comunale. Ci sono tanti enti che, pur avendo tante risorse di personale, anche economiche, si affidano a consulenti esterni. Noi ci siamo sempre affidati alla nostra avvocatura, con un ricorso magistralmente scritto dall'avvocato Antonio Andreotto, l'ha magistralmente discusso ieri dal capo dell'avvocatura Fabio Ferrari, ma poi tutta la squadra, davvero un lavoro enorme, vi assicuro che era molto difficile ribaltare quel risultato, molto molto difficile. Questo ci consente non di salvarci, perché ci saremmo salvati comunque, perché avevo preparato la busta A, la busta B e la busta C. Nel senso, eravamo le buste sono le delibere ovviamente che dovevamo approvare, nel senso eravamo pronti a tutti gli scenari, però questa decisione ci apre alla busta in cui c'è uno scenario molto più pieno di luce, perché ci consente di liberare delle risorse che invece ci avevano costretto a tenere vincolati in modo assolutamente ingiusto e antigiuridico. E quindi da questo punto di vista, tra oggi e domani, approveremo delle delibere importanti che vanno nella direzione di garantire una città ancora più efficiente in termini di servizi. Poi andremo in Consiglio Comunale, credo il 29, e quindi insomma c'è grande, grande soddisfazione. La svolta decisiva si potrà avere se il governo, come auspico, accoglierà diverse nostre proposte. Alcune già si stanno vedendo che le stanno lavorando. E quello potrebbe rappresentare, se questo accade tra Natale e Capodanno, potremmo dire di essere ai giorni della svolta nei rapporti tra centralismo democratico e autonomie territoriali. Però questo è ancora presto per dire se accadrà, però sono fiducioso anche su quello. E dietro a tutto questo c'è un grande lavoro istituzionale e politico, quindi oggi sono davvero molto soddisfatto perché, come voi sapete, lo scenario che c'era nella parte finale della delibera della sezione regionale di controllo prefigurava, se noi non avessimo fatto determinate cose, anche devo dire in modo un po' improvvido, lo scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi voglio dire, noi ci hanno messo veramente in un angolo, ma noi da grandi resistenti non solo abbiamo fatto attività di resistenza all'infinito, anche con ieri abbiamo dimostrato che questa città è in grado di fare un contrattacco sul tema dei diritti, della giustizia e della valorizzazione dell'attività che facciamo nella nostra città. Ci può anticipare, se è possibile, diciamo, questa boccata d'ossigeno e quindi la sospensione del blocco della spesa, che comparti, diciamo, sosterrà, diciamo, queste risorse, dove saranno confluite? Questo lo vedremo tra oggi e domani, ma in tutti i comparti, quindi è come un fiume che si libera da una diga opprimente, perché voi pensate solo questo, blocco della spesa significava che noi non riuscivamo nemmeno a pagare gli straordinari per le nottate che alcune persone volontariamente hanno fatto per poter ossequiare ai diktat della sezione regionale della Corte Comunale. Quindi si viveva un paradosso, quindi noi da oggi possiamo, come dire, ritornare da una parte all'ordinario e dall'altro liberare delle risorse che dovevano essere vincolate per tutta una serie di operazioni un po' che andiamo sul tecnico, insomma si liberano risorse che noi andremo a mettere nei servizi di maggiore sofferenza della nostra città, quindi penso ai servizi che vanno dalle fragilità, ovviamente alle infrastrutture, ai trasporti, insomma sono molto
fiducioso. Se a questo aggiungiamo il lavoro enorme che sto facendo come sindaco della città metropolitana, grazie a un'altra battaglia vinta, che è quella di aver trasformato l'avanzo vincolato di cassa in avanzo libero, possiamo dire che ci siamo conquistati con i denti democratici dei diritti e che adesso questi diritti conquistati si trasformano in servizi resi ai cittadini. E sindaco, resta ancora la zavorra del debito del CR8, insomma, che potrebbe incidere l'anno prossimo, e dalla finanziaria, diciamo, di fine anno potrebbe arrivare qualche novità, insomma. Le zavorre sono tante, ma è compito della res pubblica e quindi anche nostro di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dei diritti. Quindi noi non è che oggi abbiamo raggiunto la vetta, oggi abbiamo, da ieri abbiamo raggiunto un risultato importante, ma i problemi sono ancora tanti, sicuramente uno di quelli più impellenti, clamorosi, perché poi tutti a noi ci appioppano delle ingiustizie che vanno quando le racconti in giro, e questa della sanzione devo dire anche quando la racconti a quelli dell'opposizione non ti danno ragione, è la prima vergogna, è l'ulteriore vergogna che si deve eliminare, perché noi non possiamo pagare una sanzione dopo che ci è stata acclarata l'innocenza, perché è come se in un processo penale una persona viene condannata, viene assolta in Cassazione e poi si presenta qualcuno e dice sei stato assolto però devi andare in galera, è un po' come il tema della sanzione, è stato riconosciuto che noi non abbiamo nessuna responsabilità, è rimasta appesa la sanzione, qui la sanzione è chiaro che va tolta, perché altrimenti se le mettete tutte insieme c'è da chiedersi come mai tutte queste cose clamorose al punto da fiaccare anche le resistenze più toste accadono nella nostra città? È una domanda sinceramente che diventa legittima. Cioè, andate a sommare un attimo quanti ricorsi abbiamo dovuto fare. Stiamo facendo giurisprudenza. Io devo dire che stiamo facendo giurisprudenza. Questo è un altro tema. Se voi pensate quella che sarà la battaglia giuridica davanti alla Corte Costituzionale, saremo, come dire, la guida e la prima linea di battaglie che interessano e stanno a cuore a tanti comuni, quindi Napoli si sta caricando un peso di tante ingiustizie per cercare di realizzare diritti anche per altri enti locali che magari non sempre hanno la stessa forza, la stessa capacità di resistenza, anche la stessa squadra, perché qua abbiamo costruito negli anni una squadra, come ho detto prima, davvero forte, di gente che si assume responsabilità, è coraggiosa, ha capacità, senza possibilità di assumere, ogni settimana contiamo i pensionamenti ma mai le assunzioni, un'età media di 60 anni, gente che sotto la pensione potrebbe anche dire ma chi me lo fa fare di assumermi responsabilità, queste sono storie che in questi momenti anche vanno raccontate. Sì, resta il problema di una legge per eliminare questo punto? Non lo so, io di questo non ne parliamo, stiamo lavorando su tutti i fronti, dalle leggi ai provvedimenti amministrativi, alle sentenze, c'è tutto un pacchetto di azioni su cui stiamo lavorando alacremente, da qui a fine anno proveremo a raggiungere tutti i risultati. E invece la sentenza di ieri libera la possibilità di scorrere la graduatoria degli idonei di tutti? Vediamo, questi sono approfondimenti che dobbiamo fare, stiamo lavorando su questo, anzi alle 2:30 c'è una prima delibera, quindi devo andare. Il problema comunque delle riscossioni, insomma, della vendita degli immobili, che si può fare? Diciamo? Beh, stiamo andando alla grande, in questi giorni abbiamo recuperato decine e decine e decine e decine di milioni di euro, stiamo finanche cominciando a vendere quel patrimonio che nessuno si voleva acquistare, quindi stiamo davvero facendo un lavoro enorme, 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 la capacità di riscossione sta diventando molto forte, la lotta all'evasione anche. Mi sembra strano, ma stiamo diventando, contrariamente a quello che qualcuno pensava, un punto di riferimento credibile anche di funzionamento della macchina amministrativa, con tutti i limiti che ovviamente ci sono e anche degli errori che possono capitare. Proveremo a sbalordire anche i più increduli, senza vendere i gioielli della città, quello mai. Cioè stiamo vendendo, come dire, quelle cose che mai nessuno pensava di poter vendere, senza fare pacchi a nessuno, chiaramente.